tengo la sobrietà questa prima inaugurazione, perché credo che poi dopo il 25 settembre sia opportuno anche, come dire, valorizzare al meglio, ecco, questo spazio di straordinario fascino, di straordinaria bellezza, e credo che non ci sia soddisfazione migliore per chi amministra la cosa pubblica, chi amministra risorse pubbliche, di vedere appunto come queste risorse siano utilizzate per valorizzare contenitori culturali che hanno delle radici molto profonde legate alla storia di questa città. E quindi naturalmente questo è motivo per noi di grande soddisfazione. Un percorso che abbiamo avviato con la precedente amministrazione comunale di Faenza e che poi si è ovviamente concretizzato con l'amministrazione guidata da Massimo Isola. Io e il consigliere Arrotini abbiamo garantito la continuità, diciamo, ecco, del passaggio fra Giovanni Malpezzi e Massimo Isola. E ricordo appunto che quando decidemmo di finanziare questo progetto, lo facemmo per la qualità appunto di questo progetto, di questo recupero straordinario che mette a disposizione della città di Faenza. Ma io dico che questo spazio è uno spazio che deve avere, come dire, un profilo e un rango che va oltre i confini della città di Faenza, perché davvero qui si possono fare delle cose straordinarie. Sì, questa è l'idea chiave. Nel corso dei secoli qui è successo di tutto, attività di ogni tipo, nel cuore del cuore della città, e questo deve essere ancora oggi l'obiettivo da perseguire. Quindi sarà pubblico spettacolo, ovviamente, spazio espositivo, mostre, ma anche attività fieristiche, microfieristiche. Ovviamente i numeri non sono quelli dei migliaia di persone, ma insieme alle piazze può svolgere anche una funzione forte dal punto di vista fieristico-commerciale. Privati, i matrimoni, le assemblee, le feste, le cene delle aziende, ma anche i club service nella loro vita di comunità. Deve essere uno spazio, come dicevo, che ha a che fare col nostro calendario, col calendario della comunità, quello pubblico. Infatti saremo di nuovo qui per Argillà, per il MEI, per il POST, quindi il calendario pubblico di comunità, ma anche il calendario della vita privata, quindi un luogo che deve entrare nella vita delle persone, il fascino di essere affacciati sulla piazza del popolo credo sia una questione veramente importante, la sua centralità, i due punti di vista su Corso Garibaldi e Corso Mazzini, la capacità di avere dei servizi a disposizione, quindi con delle stanze attrezzate, permette di poter vivere al meglio questo spazio e dove può succedere veramente di tutto. Deve rimanere ed essere così anche in futuro.